Come ti chiami? L'ho detto. Come ti chiami? L'ho detto. Matteo Messinari. Alle 2 del mattino del 25 settembre, a 8 mesi e 9 giorni da quel 16 gennaio 2023 in cui confermò la sua identità ai carabinieri che lo avevano appena arrestato, il boss di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, è morto a 61 anni per un tumore. Il suo corpo è stato trasferito dall'ospedale dell'Aquila in cui era ricoverato ed è stato sepolto a Castelvetrano 2 giorni dopo la morte. In questo episodio, l'esperto di mafia del Corriere della Sera, Giovanni Bianconi, ci spiegherà che cosa potrebbe succedere adesso nell'organizzazione siciliana. Mentre il sociologo Nando Dalla Chiesa, che da decenni studia e racconta il fenomeno della criminalità organizzata, ci dirà come sono cambiate Camorra e 'Ndrangheta negli anni in cui la mafia, guidata da Messina Denaro, è tornata a farsi invisibile. Io sono Tommaso Pellizzari e questo è Corriere Daily di giovedì 28 settembre, il podcast quotidiano che racconta persone, storie e luoghi con le parole dei giornalisti del Corriere della Sera. Giovanni Bianconi, con la morte di Matteo Messina Denaro si chiude definitivamente un'epoca della mafia. Che cosa ha rappresentato il boss di Castelvetrano per Cosa Nostra? Lui era un capo mafia perché aveva ereditato dal padre questa carica su Castelvetrano e sulla provincia di Trapani. Dopodiché però era anche un nome di tale peso ed era anche l'ultimo appunto erede della stagione stragista, erede nel senso di protagonista della stagione stragista, e quindi questa cosa si chiude definitivamente con la sua morte. Che mafia è stata quella comandata da Messina Denaro? Sì, la mafia di Matteo Messina Denaro è la mafia degli ultimi 32 anni, diciamo dal 1991 in avanti, possiamo dire, anche se lui già prima aveva partecipato alle guerre di mafia di Alcamo, di Mazzara, di Marsala, insomma della sua zona, ecco. Però quella che esce dai confini della provincia e uscirà anche dai confini della Sicilia è quella delle stragi del 1991, 92, 93, dico 91 perché già lì c'è un delitto eccellente in Calabria, che è quello del magistrato Scopelliti, e poi le stragi del 92 e del 93 che sono prima in Sicilia e poi sul continente. Quella è la mafia stragista e lì Matteo Messina Denaro ha un ruolo di protagonista. È anche uno di quelli che vengono a Roma per tentare di trovare Giovanni Falcone e decidere di ammazzarlo nella capitale. Poi quel piano rientra perché Riina decide di fare l'attentato a Capaci, che ha dimensioni molto più grandi e una valenza terroristica molto più forte. Poi ci sono le stragi appunto del 93 sul continente. Tutto questo lo vede protagonista e queste stragi hanno ancora degli aspetti che non conosciamo. Per esempio? Per esempio il motivo di quel cambio di strategia da parte di Riina per uccidere Falcone. Per esempio chi suggerisce o addirittura indica i luoghi d'arte da colpire nel 93. Certamente Matteo Messina Denaro ne era a conoscenza. Quei retroscena che certamente lui conosceva e che ancora noi non conosciamo, lui se l'è portati via. Così come la storia di essere lui il possibile destinatario del famoso quanto mai dimostrato, non sappiamo se esiste davvero, ma insomma ne hanno parlato tanti pentiti, archivio di Riina che secondo alcuni collaboratori di giustizia sarebbe finito proprio dal covo mai perquisito di Riina a Matteo Messina Denaro. Totò Riina fu catturato nel gennaio del 1993 e il suo posto fu preso da Bernardo Provenzano, che abbandonò la strategia stragista per tornare alla mafia silenziosa, connivente e convivente con le istituzioni. Che cosa sappiamo dei rapporti tra Provenzano e Messina Denaro? È accertato, ad esempio, che Messina Denaro gli mandasse dei pizzini in cui scriveva «Quello che Vossia dice per me va bene». Però poi in quegli stessi pizzini dice anche che nella sua provincia devono confrontarsi con lui i capi mafia delle altre province. Dopodiché muore anche Provenzano e lui continua su quella strategia, perché tutta la gestione
del patrimonio occulto ma poi scoperto di Messina Denaro attraverso per esempio gli investimenti nei supermercati, nel settore delle energie alternative, nell'eolico oppure nel settore del turismo anche, sono tutte cose che gli hanno consentito di accumulare denaro con, diciamo così, l'impronta mafiosa, con la componente intimidatoria mafiosa, e tutto questo però è avvenuto nell'ombra, nel silenzio, e questa era la sua strategia che stava portando avanti. In Italia però non c'è solo Cosa Nostra, ci sono anche l''Ndrangheta e la Camorra, che non sono rimaste immobili di fronte alla scelta di Messina Denaro di riportare la mafia siciliana nell'ombra. Nando Dalla Chiesa, che insegna sociologia della criminalità organizzata all'Università di Milano, mi ha spiegato come hanno reagito. L''Ndrangheta è cambiata nel senso che ha beneficiato della ritirata di Cosa Nostra dalle sue postazioni centro-settentrionali, dovuto al fatto che ha subito un declino e direi perfino una sconfitta politico-simbolica e giudiziaria molto forte in Sicilia. Quindi ha lasciato uno spazio, lo spazio che Cosa Nostra aveva conquistato tra gli anni 70 e gli anni 80 al nord è stato assorbito dall''Ndrangheta, che era già presente e che è diventata la forza dominante in quelle aree, essendo nel frattempo diventata anche la forza dominante a livello nazionale. C'è stato un effetto di sostituzione, diciamo, nella guida di un'immaginaria alleanza mafiosa in Italia. Tra le organizzazioni principali c'è stata una inversione nella scala di potere, predomina nettamente l''Ndrangheta rispetto a Cosa Nostra. Se pensiamo che fino all'inizio degli anni 90 Cosa Nostra era, insieme ai cartelli di Medellin, la più grande organizzazione criminale al mondo, ci rendiamo conto che è stato un cambiamento importante. Che strategia ha usato l''Ndrangheta? L''Ndrangheta è un fenomeno che si afferma progressivamente dal basso e quindi si vede anche di meno, ma poi i risultati si possono cogliere perché espugna, conquista dal basso, non è che si muove soltanto nei sotterranei della storia, ma alla fine la fa. E credo che sia la conseguenza più rilevante del declino di Cosa Nostra. E la Camorra invece? La Camorra è un'organizzazione anche di tipo diverso rispetto all''Ndrangheta, è molto meno strutturata, non ha una struttura unitaria, gerarchica, è organizzata per gruppi, alleanze al massimo, tipo quella di Scampia o di Secondigliano, ma sono movimenti, quelli della Camorra, più locali. Non perché la Camorra non vada fuori, sta investendo molto a Milano, ha investito all'estero, ma come organizzazione si muove meno per il controllo del territorio. L''Ndrangheta ha una maggiore vocazione alla conquista del territorio e agli affari naturalmente, è più imperialista la Camorra, ecco. Quindi la Camorra agisce dentro degli spazi che ci appaiono anche dal punto di vista della qualità dei comportamenti, degli interessi più ridotta. Non è una forza colonizzatrice, le basta fare gli affari. E quindi, Giovanni Bianconi, con la morte di Matteo Messina Denaro, che cosa cambia dentro Cosa Nostra? Cambia che non c'è più quella figura anche carismatica e leggendaria che per certi versi è irripetibile, perché nessuno ha il pedigree, il passato criminale e il cognome di Messina Denaro. C'è un nipote che è in carcere già da 10 anni e che probabilmente, quando tra un paio d'anni uscirà, potrà ricominciare a fare la sua vita da mafioso, ma prima era quello che eseguiva degli ordini o comunque si muoveva per conto dello zio, è il figlio della sorella di Matteo Messina Denaro. Come si chiama? Si chiama Francesco Cuttadauro ed è a sua volta figlio appunto di un esponente della famiglia Cuttadauro che ha scontato la sua pena per mafia in carcere. Questo è uno dei possibili eredi proprio sul territorio trapanese. In ambito più generale si possono fare tanti nomi, in ambito più generale in senso di altri mafiosi che stanno per uscire o sono già in libertà e che probabilmente hanno ricominciato già da tempo a muoversi e che adesso, non essendoci più un capo sul territorio di Trapani, cercheranno nuovi equilibri. C'è da capire se tutto questo avverrà in maniera incruenta oppure no, però per fare un esempio pratico, la provenienza delle centinaia di migliaia di euro su cui Matteo Messina Denaro poteva contare è tuttora un mistero,
è tuttora una cosa che gli investigatori devono scoprire, ma deriva certamente da qualche partecipazione societaria, da qualche attività, da qualche investimento occulto. Ecco, chi prenderà in mano ora quegli investimenti? A chi andranno le rendite? Su tutto questo, dentro la Cosa Nostra, oltre che dentro la famiglia di Messina Denaro, che è una famiglia intrisa di mafia, si discuterà e si cercheranno nuovi equilibri. Grazie Giovanni Bianconi e Nando Dalla Chiesa. Oggi finiamo qui. Per altri approfondimenti, nel sommario di questo episodio potete trovare i link agli articoli di Corriere.it. Se volete scriverci, mandate una mail a corrieredaily@rcs.it. Corriere Daily torna domani. Corriere Daily è il podcast quotidiano del Corriere della Sera a cura di Tommaso Pellizzari. In redazione Francesco Giambertone, produzione di Carlo Annese, editing audio di Giulia Pacchierini, montaggio di Federico Caruso e Giacomo Vaghi.